Avrebbero tentato di truffare un anziano estorcendogli oltre 1000 euro per consegnare un pacco. I poliziotti della squadra mobile della questura del capoluogo hanno arrestato un maggiorenne e denunciato un minorenne in trasferta a Bari dal napoletano. La tecnica adottata è sempre la stessa. I malviventi studiano la vittima, individuata sempre tra persone più vulnerabili e anziano sole, riescono a recuperare informazioni di carattere personale come il numero di cellulare o il nome di un parente e poi, simulando un finto incidente accaduto al congiunto, la necessità di consegnare un pacco per conto di un nipote, riescono ad ingannare la vittima facendosi consegnare anche ingenti somme di denaro o monili, proprio come è accaduto all'anziano barese classe 1944, dal quale i due giovani napoletani sono riusciti a farsi consegnare 1000 euro quale saldo di un ipotetico pacco che doveva ritirare per conto del nipote. Gli agenti della squadra mobile sono riusciti ad intercettare i sospettati giunti nel capoluogo con un'auto presa a noleggio, pedinandoli sino a quando sono stati colti nella flagranza della truffa in via Ricchioni al quartiere Carrassi. Uno dei due giovani, il minorenne, è stato immediatamente bloccato subito dopo aver intascato la somma di denaro appena prelevata dalla vittima da uno sportello bancario, mentre l'altro complice, prima di essere fermato e tratto in arresto, ha dato vita a un inseguimento per le vie della città, terminato in viale Unità d'Italia.